Carissimi fratelli, amici dell'amata Perugia, domani è Natale e quando passerete in piazza 4 Novembre davanti al presepio troverete una piccola sorpresa, una grande barca di carta su cui ci sono dei disegni dei bimbi di scuola materna. Sono i bimbi di Lampedusa. Io sono andato a visitarli qualche mese fa. Sono i bimbi sbarcati dai barconi, dalle stive delle navi. Sono i bimbi che hanno ancora negli occhi il ricordo triste della morte di qualche parente, genitore o qualche piccolo amico. Voglio che questa barca, accanto a Gesù bambino, alla Madonna e a Giuseppe, quest'anno innanzitutto rappresenti i 700 bambini che sono morti nella traversata del Mediterraneo venendo verso l'Italia. Abbiamo letto pochi giorni fa la profezia che diceva: non vi fate cascare le braccia. Certo, se noi guardiamo attorno, se ci guardiamo attorno, ci sarebbero tanti motivi per farsi cadere le braccia. Questa violenza che non risparmia nessuno, la povertà che aumenta anche in tutto il mondo e da noi ancora nell'Umbria il problema del lavoro. Ma io mi domando, ma ci pensate? Noi abbiamo una generazione di giovani, perché c'è 40% di giovani disoccupati, che rischiano di arrivare a 60 anni senza avere mai lavorato. Ma è mai possibile che possa oggi succedere una cosa del genere? Nella mia preghiera ci sono tutte queste domande al Signore e una continua richiesta d'aiuto, e Lui mi risponde: non lasciatevi cadere le braccia, perché io sono in mezzo a voi, io vengo e asciugherò ogni lacrima e consolerò ogni cuore spezzato. E Papa Francesco ha avuto proprio questa grande intuizione della misericordia. Voglio darvi un suggerimento piccolissimo, perché possiate avere sempre a portata di mano una riflessione su questo grande dono della misericordia di Dio, che è poi il Natale, Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. Quando direte il Padre nostro, o in famiglia, o insieme, in parrocchia, o da soli, pensate sempre due cose. Chiedete